Nelle biografie di artisti non è raro trovare scandali e quello del pittore fiorentino Filippo Lippi colpisce in modo particolare. La madre gli morì di parto e a soli 2 anni fu affidato insieme al fratello a una zia paterna. Nel 1414, a 8 anni, fu accolto dai frati carmelitani e l'8 giugno del 1421, a soli 15 anni, egli prese i voti. Questa fu sicuramente una scelta non personale, ma dettata da un destino crudele. La vita gli divenne sempre più difficile da sopportare e, come ci dice Vasari, egli non rinunciò mai ai piaceri della carne nonostante vestisse l'abito carmelitano. E infatti svergognò anche un intero gruppo di monache che gli avevano concesso la loro fiducia. Nel 1446, a 50 anni, egli fu nominato cappellano del convento di Santa Margherita, un convento pratese. A lui serviva una modella per dipingere una pala, la Madonna della Sacra Cintola. La modella che egli scelse all'interno dell'edificio religioso, con l'approvazione delle suore, fu la bellissima monaca Lucrezia Buti. Lucrezia Buti dovrà impersonificare la Santa Margherita che si vede a sinistra del dipinto. L'episodio raccontato nella pala è quello della Madonna che nel giorno della sua assunzione dalla sua cintura a San Tommaso, che l'accetta incredulo. Assistono alla scena da sinistra San Gregorio Magno e la titolare del monastero Santa Margherita, che presenta alla Vergine la committente. A destra invece Sant'Agostino, fondatore degli Agostiniani, al cui ordine appartengono le monache, poi segue l'angelo che tiene per mano Tobiolo. Il tutto è espresso attraverso una linea di contorno elegante e raffinata, che viene poi ripresa e studiata dall'allievo del Lippi, Sandro Botticelli, facendone uno dei marchi di fabbrica dell'arte fiorentina. La cintura della Madonna, secondo la tradizione, dopo vari passaggi arrivò a Prato, dove è tuttora conservata nella cattedrale di Santo Stefano e in diverse ricorrenze mostrata ai fedeli. Filippo si innamorò di Lucrezia e con la compiacenza di lei la rapì proprio il giorno della processione della Sacra Cintola. La portò ad abitare nella sua casa, suscitando un grande scandalo nel più completo disonore. Anche Lucrezia era stata vittima di una monacazione forzata con la sua sorella Spinetta a causa della povertà della sua famiglia. Quando Lucrezia abbandonò il convento, fu infatti seguita anche dalla sorella e da altre 3 consorelle, che però dovettero ben presto tornare in monastero per placare lo scandalo suscitato. Dall'amore, dall'unione di Filippo con Lucrezia, nacquero 2 figli, il famoso pittore Filippo Lippi e l'altra figlia Alessandra. La loro relazione fu osteggiata in tutti i modi dalla curia e solo grazie all'amicizia con Cosimo il Vecchio, grande estimatore dell'opera di Filippo, ottennero la dispensa dai voti da Pio II per potersi sposare. Ma la coppia non si sposò mai, infatti ci racconta Vasari che Filippo preferì fare dell'appetito suo ciò che gli pareva. Lucrezia visse comunque sempre con Filippo, in una casa vicino al Duomo di Prato dove Filippo Lippi lavorava agli affreschi della Cappella Maggiore. Lucrezia fu forse anche la modella della sua sinuosa Salomè del banchetto di Erode. Tali affreschi furono commissionati nel 1452, ma completati solo 13 anni dopo, nel 1465, fra interruzioni, richieste di denaro, solleciti, fughe e rinegoziazioni del contratto. In questi affreschi la componente lineare acquista maggiore importanza, le figure si allungano e si addolciscono. Filippo Lippi, insieme al Beato Angelico e a Domenico Veneziano, fu il principale pittore attivo a Firenze dopo la generazione di Masaccio. Dopo un iniziale periodo legato alla pittura masaccesca, egli arricchisce le sue influenze con Donatello e Luca della Robbia, per arrivare poi a comprendere anche la pittura fiamminga. Nel 1465 egli realizza una Madonna con bambino e 2 angeli, la celeberrima Lippina, un dipinto a tempera su tavola, che ricorda ancora una volta nel volto idealizzato la bellissima Lucrezia Buti.
questa Madonna sarà punto di riferimento per tutte le Madonne successive col bambino. Essa è considerata una delle rare opere interamente autografe del maestro, vale a dire senza gli interventi di bottega. Di questo dipinto esiste anche un disegno preparatorio, sempre agli Uffizi. La composizione e l'uso del colore sono estremamente innovativi e in anticipo sui tempi. Il gruppo è collocato in maniera originale davanti a una finestra aperta che mostra un paesaggio a volo d'uccello, dilatato fino all'orizzonte, di ispirazione appunto fiamminga. Il volto di Maria è malinconico ed essa è atteggiata nella posizione di adorazione del figlio, come se volesse scongiurare con la preghiera la sua futura passione. La sua acconciatura è molto elaborata, i veli e le perle, simbolo di purezza, come ci rivela il Cantico dei Cantici, sono dettagli di estremo virtuosismo. Nuovo è il taglio e la disposizione retta di Gesù bambino, sorretto da due angeli. L'atteggiamento giocoso dell'angioletto bilancia anche la gravità pensosa della Vergine. Lo stile dello scapestrato ex Monaco divenne predominante in area fiorentina in epoca laurenziana, costituendo la premessa su cui artisti come Botticelli creeranno il proprio stile. Vi aspetto alla prossima puntata.